trasmettiamo i programmi dell'Accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. E sono Alba Zanini, sono la presidente dell'associazione Cores, che è un'associazione che è nata nel 2009 con lo scopo di divulgare, promuovere temi che riguardano la cultura scientifica, la cultura artistica e anche la storia un po' del territorio piemontese. Io provengo dalla scienza, dalla fisica nucleare, la mia attività è sempre stata quella della ricerca per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. E proprio partendo da lì è venuta un po' l'idea di riunire un gruppo di amiche, infatti l'associazione si chiama Cores, per ampliare e mettere le nostre esperienze a disposizione per poter ampliare il pubblico a cui comunicare questi temi. Ci siamo cimentate su varie tematiche. Nel 2011-2012 c'è stata una prima grande mostra in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, che si chiamava proprio Macchine, invenzioni, scoperte, la scienza e la tecnica a Torino e in Piemonte tra 800 e 900. Quindi unendo un po' quello che è stata le competenze scientifiche, la cultura scientifica di cui era assolutamente ricco Torino e il Piemonte, e che ha permesso poi di portare allo sviluppo e all'industrializzazione non solo del Piemonte ma di tutta l'Italia. E su questa scia poi abbiamo affrontato diversi argomenti, sempre cercando di unire il concetto di cultura umanistica e cultura scientifica, quindi andando un po' a cercare i legami tra pensiero, storia, filosofia e realizzazioni tecnologiche. E poi con un occhio particolare sulle peculiarità del territorio piemontese, che in tantissimi campi ha veramente dato tantissimo, cioè ci sono state appunto invenzioni, innovazioni, esperienze assolutamente rivoluzionarie che hanno veramente giovato poi a tutto il paese. Continuiamo su questa scia, lavoriamo con le istituzioni, lavoriamo col Consiglio regionale, con la Regione Piemonte, con i comuni. Adesso abbiamo anche affrontato dei temi ovviamente sull'ambiente e proprio ultimamente abbiamo fatto un convegno proprio sul tema della sostenibilità, della legalità, del rispetto dell'ambiente, anche rivolto ai giovani e alle scuole. Adesso Anna ci dirà un po' più in dettaglio quali sono i programmi attuali. Buongiorno a tutti, sono Anna Ghiberti, lavoro nel campo dell'organizzazione degli eventi e della promozione della cultura oramai da moltissimi anni, e grazie a questa mia attività ho avuto occasione di conoscere qualche anno fa la presidente dell'associazione Cores, Alba Zanini, che è qui vicino a me, e con lei abbiamo iniziato appunto oramai da 4-5 anni questa avventura, questa collaborazione che ci ha portato a realizzare delle cose in ambito culturale che ci hanno dato delle belle soddisfazioni e che soprattutto vediamo incontrano spesso il favore delle persone che ci seguono. Alba prima si riferiva al mondo della scienza in particolare, che è un mondo suo peculiare, ma in cui noi crediamo molto, in un mondo in cui la cultura sta un po' perdendo, diciamo, l'aderenza a quella che è la verità scientifica. Ci teniamo in particolare a promuovere delle iniziative che, pur essendo tempi molto difficili per la cultura e per il suo seguito, possano servire appunto ad avvicinare temi che apparentemente potrebbero anche essere ostici, ma che invece possono magari risultare molto interessanti. Abbiamo fatto per esempio alcune rassegne dedicate all'astronomia, in particolare ne realizziamo una quest'anno oramai per la terza edizione in Liguria. È una rassegna che tocca i comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e altri comuni della provincia di Genova, e che è incentrata proprio sull'ambito astronomico e vede la partecipazione di
ex astronauti, di scienziati, di docenti universitari, con grande partecipazione e grande entusiasmo appunto da parte delle persone che ci seguono in questa avventura. Un'altra cosa in cui crediamo molto è la possibilità di offrire, la possibilità di realizzare eventi culturali anche in comuni che sono al di fuori dei grandi circuiti culturali, quindi al di fuori delle grandi città, mettendo in rete queste piccole realtà e cercando appunto di dare loro una possibilità per esprimersi e per valorizzare le loro peculiarità storiche e sociostoriche. L'Associazione Intercultura, fondata nel 1955, è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale gestita da migliaia di volontari che hanno deciso di sensibilizzare il sistema scolastico ed educativo all'ambiente internazionale. È presente in oltre 157 città italiane e in oltre 65 paesi distribuiti nel mondo attraverso la rete AFES. L'Associazione promuove scambi ed esperienze interculturali. Ogni anno invia oltre 2200 studenti delle scuole secondarie a vivere un'esperienza scolastica all'estero. Allo stesso modo permette ad oltre 1000 studenti provenienti da tutto il mondo di vivere in una famiglia e frequentare la scuola italiana. Tramite l'esperienza dell'ospitalità i ragazzi scoprono una nuova cultura e tutta la famiglia cresce culturalmente. Come è successo ad Antonella e Federico, che hanno ospitato per un anno scolastico Benedict dalla Germania. Nostra figlia è partita con Intercultura per un anno. Quando ha deciso di partire abbiamo pensato che potesse essere interessante avere uno studente ospitato qui, anche per poter vivere insieme dall'altra parte specularmente l'esperienza che nostra figlia stava vivendo. Questo è stato uno dei motivi per cui è stato interessante offrire la nostra disponibilità per l'ospitalità. L'esperienza deve essere condivisa da tutti i membri della famiglia, quindi anche dai figli che ovviamente sono a casa. Sono i genitori che in prima persona fanno la scelta. La scelta di accogliere deve essere fatta senza avere aspettative sul ragazzo o la ragazza che verranno ospitati. Deve essere una scelta gratuita, non fatta con scopi che poi magari possono venire disattesi e quindi crearsi delle delusioni da parte della famiglia e un disagio da parte del ragazzo o della ragazza accolti. Chiaramente tutti i ragazzi stranieri che vengono in Italia sono in grado di parlare l'inglese. La cosa importante però è che non ci si focalizzi soltanto sulla lingua inglese, ma che si cerchi fin da subito di inserirli nella lingua italiana, quindi cercare di parlare italiano lentamente utilizzando dei termini semplici e poi anche avere la capacità di fermarsi ad ascoltare i ragazzi quando parlano. All'inizio parlano molto lentamente e cercano di esprimere i concetti utilizzando le parole semplici che hanno imparato. È importante da parte del ragazzo fare lo sforzo per parlare italiano e non soffermarsi sempre sull'inglese, e da parte delle famiglie, dei componenti della famiglia che lo ascolta, avere la pazienza di fermarsi, dare il tempo al ragazzo per esprimere il proprio pensiero, che sarà all'inizio molto incompleto rispetto alle emozioni che prova, a quanto vuole dirci, però con il tempo, arricchendo il vocabolario e la struttura della lingua italiana, riuscirà a esprimersi meglio. Benedict si è da subito inserito nella famiglia e ha dimostrato subito molta disponibilità a imparare la lingua, e quindi questo ha favorito il fatto che dialogassimo tra noi. Questo sicuramente ha portato anche noi a doverlo ascoltare di più, perché comunque anche all'inizio uno si esprime male nella lingua italiana. Abbiamo dovuto fare uno sforzo di ascoltarlo, di capirlo, di cercare di comprendere quali erano le sue caratteristiche e anche il suo vissuto precedente. Abbiamo trovato ad esempio alcuni modi di vivere differenti rispetto alla sua famiglia di origine, il modo di fare la cena piuttosto che certe abitudini alimentari. Questo è stato un aspetto che ha fatto parte dell'integrazione, e dall'altra parte abbiamo confrontato anche tanto i modelli scolastici, il fatto che le scuole abbiano un'impostazione diversa, più esperienziale in Germania, più frontale in Italia, con più però informazioni magari che riceve qui, ma magari con un metodo che lui non apprezza tanto o apprezza di meno.
Abbiamo visto durante l'esperienza di Benedict sicuramente che ci sono questi periodi di alti e bassi nel vivere l'esperienza, sia rispetto alla famiglia che accoglie, sia rispetto alle amicizie, al rapporto con la scuola. Vediamo la nostra figlia là che ha lo stesso tipo di difficoltà o successi. In tutto il periodo, sia dall'inizio dell'esperienza e che durante, è molto utile il fatto che Intercultura accompagna sia i ragazzi che le famiglie attraverso delle formazioni, degli incontri, delle verifiche per poter superare questi momenti o comunque verificarli insieme e attuare delle soluzioni anche rispetto alla famiglia, rispetto agli amici, rispetto al gruppo che si crea attorno a questa esperienza. Per maggiori informazioni su come ospitare sull'associazione vi invito a visitare il nostro sito intercultura.it. Il progetto AGON è promosso dall'Università degli Studi di Torino, dal Politecnico di Torino e dal Centro Universitario Sportivo di Torino come ente attuatore. È un progetto a supporto dello sport agonistico d'eccellenza a favore degli studenti universitari. Si è partiti dal principio che lo sport non è un lavoro, è un momento di transizione per tutti gli atleti, assolutamente importante in termini formativi, ma certamente è un momento di transizione che sicuramente è collegato al mondo della formazione della persona e che quindi non può prescindere dalla formazione scolastica prima e universitaria poi. Il principio nasce un po' da una frase del nostro presidente, past president Primo Nebbiolo, che diceva: sono stufo di vedere campioni olimpici fare i custodi negli stadi e nelle palestre delle scuole. Questa era la realtà fino a 20 anni fa, ma oggi non è molto cambiato. Se pensiamo che, per esempio, tra gli atleti più pagati al mondo, gli atleti di NBA, nei 10 anni della fine della carriera, il 20% di questi atleti è in povertà. Questo perché durante la carriera sportiva non hanno avuto la lungimiranza di coltivare la loro formazione personale, intellettuale e professionale frequentando l'università. Il principio è proprio questo. Noi riteniamo che durante la carriera sportiva di eccellenza è fondamentale continuare a formarsi all'università, perché la carriera sportiva finirà e bisognerà che gli atleti siano pronti e formati per entrare nel mondo del lavoro. Il progetto AGON mette quindi a disposizione, proprio nell'ambito del progetto anche europeo di Dual Career, 24 borse di studio per atleti, studenti universitari. È un bando internazionale basato su 100 punti complessivi, dei quali 50 punti sono per i meriti sportivi e 50 punti sono per i meriti, diciamo, universitari, scolastici. Quindi mettiamo a disposizione 24 borse di studio dei quali gli atleti possono usufruire e in particolare prevedono l'iscrizione gratuita a tutti i corsi di laurea e ai master dell'Università di Torino e del Politecnico di Torino, il vitto, l'alloggio, tutta la parte di tutoraggio sanitario e poi tutta la parte di tutoraggio sportivo presso le squadre del Custorino. È un modello in questo momento unico in Italia, nel quale gli atleti che fanno e giocano anche nelle massime divisioni nazionali possono allenarsi in maniera professionale in un ambiente sano e assolutamente competente, oltre che competitivo, e frequentare l'università. È ovvio che il modello supporta questa scelta, per cui le sedute tecniche del mattino non vengono mai eseguite, ma semplicemente negli orari mattutini, quando gli atleti devono frequentare le lezioni universitarie, si fanno soltanto sedute di preparazione fisica, che quindi possono essere, come dire, in qualche modo gestite nel tempo in maniera autonoma dagli studenti, atleti, e poi nel pomeriggio vengono fatte le sedute, diciamo, complessive di gruppo dal punto di vista tecnico.
È ovvio che in tutto questo è fondamentale non soltanto l'attività organizzativa e tecnica dal punto di vista sportivo, ma è fondamentale il supporto anche delle nostre due università, quindi il Politecnico e l'Università di Torino, che intorno a questo modello hanno costruito un'elasticità tale per cui se gli studenti hanno impegni sportivi particolarmente rilevanti, c'è una grandissima disponibilità ad andare incontro loro facendo delle lezioni di supporto oppure spostando magari anche date di esame. Riteniamo che questo sia un modello unico in Italia e assolutamente interessante, poiché forma persone migliori, ma abbiamo visto nel tempo che i risultati ci danno ragione, anche atleti migliori. In Italia ogni anno si buttano nella spazzatura 145 kg di cibo per abitante. Nelle mense scolastiche un pasto su tre finisce nel cassonetto e nei supermercati lo spreco alimentare pesa per 18,8 kg all'anno ogni metro quadro. Basta questo per dimostrare quanto sia urgente trovare soluzioni adeguate e durature. Una possibile soluzione al problema è contenuta nel progetto per la semplificazione, l'efficientamento e l'accentramento della raccolta di eccedenze alimentari, SEAREA, di Codacons e Fondazione Campagna Amica. Il progetto pilota prevede lo sviluppo di un'app e di un sito internet per permettere l'accentramento della domanda e dell'offerta di eccedenze alimentari nella rete dei mercati di Roma e Monterotondo. Come funzionerà il progetto? L'applicazione, completamente gratuita per gli utilizzatori e consultabile sia su PC che tramite smartphone, permette di gestire le rimanenze dei prodotti alimentari deperibili del mercato in favore delle associazioni di volontariato. In concreto, la piattaforma informatica prevede due livelli di iscrizione, uno per l'esercente e uno per la comunità, ovvero l'associazione benefica coinvolta. L'esercente è colui che attraverso l'app sul proprio smartphone fotografa i prodotti deperibili che non è riuscito a vendere e li mette a disposizione per il ritiro gratuito delle comunità iscritte, che ricevono una notifica push. Le comunità a questo punto possono accedere alla vetrina dei prodotti messi a loro disposizione dagli esercenti, prenotarli per il ritiro e così provvedere alla redistribuzione benefica. Spetta a Fondazione Campagna Amica, infine, il compito di valutare il rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza, così da mettere a disposizione degli enti benefici coinvolti prodotti sani e perfettamente commestibili. Il meccanismo è insomma facile, immediato e a costo zero. Una volta entrato a regime, il sistema descritto presso i mercati della città di Roma e del comune di Monterotondo, Fondazione Campagna Amica si occuperà di estendere lo strumento realizzato ai 1.041 mercati operanti in tutta Italia. Ne deriveranno indubbi vantaggi sia per le aziende agricole, che si alleggeriscono così di una serie di incombenze legate alla gestione dei rifiuti, sia per gli enti benefici coinvolti, che hanno la possibilità di ricevere a costo zero prodotti di alta qualità derivanti dal territorio di riferimento. Combattere gli sprechi alimentari significa, per Fondazione Campagna Amica, occuparsi di uno degli argomenti principali riguardante il cibo oggi. Abbiamo deciso di farlo insieme a Codacons, in un'ottica di alleanza con i cittadini e con i consumatori italiani, proprio per dire che il cibo è qualcosa di fondamentale per la nostra vita e va trattato con rispetto. Nei mercati di Campagna Amica troviamo il luogo giusto dove potersi occupare nella maniera giusta del cibo. Con il nostro decalogo proprio contro lo spreco degli alimenti chiediamo e diciamo ai cittadini italiani di acquistare prodotti a chilometro zero, prodotti locali, prodotti freschi, di acquistare le giuste quantità, quelle che servono ad una famiglia in una settimana, saper riutilizzare il cibo con creatività. Gli agrichef di Campagna Amica spesso lo insegnano attraverso ricette della tradizione, appunto nei nostri mercati di Campagna Amica, che sono sempre più frequentati. Ecco, un approccio al cibo sostenibile è questo che Fondazione Campagna Amica, Coldiretti e Codacons hanno voluto promuovere insieme. Il progetto per la semplificazione, l'efficientamento e l'accentramento della raccolta di eccedenze alimentari consente di ridurre, se non azzerare,
la produzione di rifiuti organici derivante dagli invenduti ortofrutticoli della rete di mercati di Campagna Amica. Considerando di coinvolgere circa 1.945 aziende agricole e postulando un dato medio di invenduto di 30 kg ciascuna, parliamo di circa 58.000 kg di scarti che potrebbero essere recuperati. Cibo perfettamente commestibile e sano, che potrebbe alleviare la condizione di tanti soggetti in difficoltà. Dagli immigrati che per diversi motivi sono stati esclusi dal sistema di accoglienza e vivono per strada, agli indigenti, ai senza fissa dimora. Cittadini come noi, che non possono certo permettersi di ignorare la questione dello spreco alimentare. Sentivo che piano piano stavo sprofondando giù, come se un buco nero mi stesse divorando. Non riconoscevo più me stessa, i miei confini, attraverso quei gesti semplici della quotidianità che mi avevano sempre accompagnata. Fare una carezza, mangiare un gelato, accorciarmi i capelli per sentirmi più femminile, ridere a crepapelle con un'amica. Ero entrata in una zona grigia dove tutto arrivava smorzato. Parole, suoni, luci, colori. Ma certo che avevo paura. Mi sentivo sola, dentro. Ogni giorno speravo che una mano si tendesse verso la mia per afferrarmela, che un'emozione anche minima scuotesse la mia apatia, che l'aroma del caffè al mattino inebriasse per un attimo i miei sensi addormentati. Poi non ricordo più che giorno fosse. Ho composto un numero di telefono. Mi aveva colpita l'idea di un amico sconosciuto al telefono. Ho sentito una voce ferma, accogliente, che mi ascoltava, senza giudicarmi, senza voler risolvere i miei problemi, senza voler scavare nella mia vita, senza fretta. Mi ascoltava con attenzione, con premura, e le sue parole accompagnavano i miei pensieri un po' confusi. Mi aiutavano a riflettere e a fare ordine. Le mie ossessioni, le mie incertezze, i miei fantasmi, la mia vergogna prendevano forma attraverso la parola. Perché non è una colpa sentirsi così. Può capitare a chiunque, in qualsiasi momento. Allora ho sentito dentro di me qualcosa, come una scossa, e mi sono sentita un po' meno sola. C'era un amico sconosciuto che si stava occupando di me. Una sequenza interminabile di suoni, la voce di uno sconosciuto. E improvvisamente mi ritrovo nella vita di una persona che sente il bisogno di parlare con me. Inizia un nuovo viaggio. Ad accompagnarmi sarà la voce. Lei che esce incerta, bassa, quando stiamo male, squillante quando siamo felici. Invece il dolore dovrebbe essere urlato, spinto fuori, per levartelo di dosso. La felicità tenuta dentro, custodita, per non lasciarla scappare. Ma lei si può perdonare tutto. La voce, sempre lei, questa grande madre che avvolge, accarezza, protegge, poi di colpo respinge, ferisce. Affascinante signora dalle mille sfumature, unisce vite che neppure si conoscono, ma nel preciso istante in cui si incontrano, si fondono, nasce una nuova storia, sempre e comunque. Si sentiva una certa inquietudine, come una spinta a guardare al di fuori di me. Nelle notti insonni poi mi sono trovata a parlare con questo strano disagio, una mancanza, un bisogno di un contatto autentico con il profondo umano,
miscuglio di contraddizioni e ambiguità. Te l'ho detto per paura, vergogna, solitudine. Di un mondo sommerso che non tutti riescono a far emergere. E non può essere una colpa. Ecco, avvicinandomi a questa solitudine, cercando di accoglierla, ho sentito la fragilità umana, che è anche la mia, la tua, dell'altro. Insieme forse ne possiamo fare qualcosa, evitando la deriva. La voce, quella voce che arriva da chissà dove, che racchiude le infinite emozioni dell'animo umano, è il mondo di cui facciamo parte. Vale la pena esserci. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.